Amici, come vedete in questa splendida location che è il Porto Antico di Genova, dove avvengono ogni anno delle programmazioni musicali molto molto interessanti, perché sono rinomatissime, soprattutto la programmazione di luglio, tutti questi grandi eventi incentrati nel Porto Antico e non solo, in varie location di Genova, noi siamo qui che a presentarvi quello che è la quarta serata della manifestazione Una Riserva sul Mare, organizzata da Riserva Sonora con l'ausilio del Comune di Genova, dove si è deciso ormai da 2 anni di dedicare un bellissimo palco, che è il Palco Millo, dal quale sentite arrivare le prime sonorità, perché alle 8:30 come al solito inizieranno i giochi per la totalità di numero 5 serate che sono partite da mercoledì per arrivare fino a domenica. Come vi stavo dicendo, il Comune e Riserva Sonora danno spazio alla musica esordiente, alla musica di un'etichetta indipendente, con una programmazione che è molto varia, che può andare dal pop, dal blues al rock. Riserva Sonora garantisce quello che è una selezione di gruppi di qualità per dare questo entertainment a tutte le persone che alla sera girano qua presso il Porto Antico a bere qualcosa nei locali o a mangiare in questi splendidi ristoranti. Ma io vi invito a seguirvi perché piano piano voglio andare verso il palco. Amici di Genova Rock, come vi dicevo, quarta giornatona al Porto Antico, Una Riserva sul Mare. Sono con il creatore e promotore di tutto questo. Lo conoscete tutti, non ha bisogno di presentazioni, io però vi dico che sono, ho l'onore di essere con il mio amico, siamo un po' amici, Marco Mori. Un po' amici tanto. Sì, no, ideatore e creatore... non sono solo io, ma è Riserva Sonora nella sua totalità, nel senso che comunque questa è un'esperienza nata l'anno scorso dalla volontà dell'etichetta proprio per promuovere quella che riteniamo sia la musica che vada portata davanti alla gente. Ecco, direi promozione dell'anno scorso, siamo al secondo anno, ho visto, ho sentito, l'anno scorso magari ero un po' più presente di quest'anno un po' meno, comunque proposte di qualità, musica di qualità. Ma sì, assolutamente sì, nel senso che abbiamo la presunzione di voler proporre qualità nella musica e musica di qualità. Non ci interessa fare il tutto per tutto, ci interessa assolutamente fare quello che vale la pena fare per ridare dignità a tutta la musica che viene fatta in questo paese. E purtroppo non passa tutto da noi, anzi, o per fortuna passa anche da altre etichette indipendenti e da altre realtà, però la musica è viva, la musica c'è e c'è della buona musica. Non sì, effettivamente credo che quello che state facendo, quello che avete fatto l'anno scorso piuttosto che quest'anno, non sia una semplice manifestazione, ma proprio la creazione di uno spazio di esibizione, una cosa che oggi è sempre più rara. Sì, è sempre più rara e soprattutto c'è la convinzione che la musica debba passare solo davanti a, davanti alle telecamere televisive. Non è così, la musica vive di strada, la musica nasce dalla strada, la musica vive di strada e soprattutto la musica è e rimane un mezzo di comunicazione e come tale noi vogliamo trattarla. Sì, tra l'altro proprio su questo discorso abbiamo notato molto, no, la crescita di, in questo periodo, delle band o solisti che sono all'interno. Credo che rispecchino molto la filosofia di quello che mi hai raccontato, perché vediamo che quantomeno hanno sempre più consensi, c'è sempre più gente che li segue, che si affeziona e che li va a vedere. Sì, per fortuna non tutto il pubblico segue le mode o segue ciò che viene imposto. Per fortuna c'è ancora gente che ha voglia di scoprire della nuova musica o soprattutto più che nuova della musica che non senti usualmente nel mainstream delle proposte. Senti, Riserva Sonora Record, un'etichetta giovane ma non così tanto, ricca di esperienza di un team che lavora nel settore da tanti anni, so che si è ingrandita parecchio. Sì, sai, più che ingrandita, diciamo che la struttura è rimasta la stessa, ma cerchiamo di fare quante più cose riusciamo a fare nell'interesse degli artisti che si affidano a noi. Vabbè, Marco Mori è sempre molto umile perché per la verità i dati sono importanti, ma va bene, se non lo dice Marco non li voglio raccontare io. Senti Marco, se qualcuno volesse contattare Riserva Sonora, in quali metodi e tipologia lo può fare?
Ma noi abbiamo un sito ufficiale che è www.riservasonora.com, dove ci sono tutte le nostre foto, le nostre facce, le nostre email, le email aziendali e tutto quello che serve per poterci contattare. Anzi, invito la gente a venirci a trovare nella struttura, che è uno studio di registrazione di 300 metri quadri con un'area live di 100 metri quadri. E noi ce ne siamo innamorati, l'abbiamo fatta perché ce ne siamo innamorati quando l'abbiamo pensata. Pensiamo che venirci a trovare possa far innamorare qualcun altro. Allora, amici, avete sentito, quando la musica non è business, o quantomeno solo business, ma quando la musica è passione, Marco Mori di Riserva Sonora dal Porto Antico, vi salutiamo con un grosso ciao. Ciao, grazie.